Signori, è in arrivo una patch che dovrebbe stravolgere FC24 per come lo abbiamo visto quest'oggi. È stata annunciata nella giornata di ieri, probabile che già durante la mattinata la vedremo rilasciata sul gioco. Ovviamente poi arriverà anche il video nella quale andiamo a testare, vediamo effettivamente che cosa è cambiato, ma mettetevi comodi perché veramente sono andati a toccare un sacco di cose in termini di gameplay. Eccoci sul sito della EA Sports e come potete ben vedere il titolo lo leggete, ovvero The Patch Notes Spring Update. Ed è un qualcosa di inusuale se vogliamo, perché siamo stati abituati negli scorsi FIFA ad update che bene o male arrivavano sul periodo Toti e quelli costituivano poi l'ossatura principale del gioco fino alla fine della stagione. Invece adesso sulla base di quelli che sono stati i dati raccolti arriva questo Spring Update che sarà molto grande e intaccherà il gameplay nelle sue fondamenta. Andiamo a leggere cosa ci viene detto. Hi everyone, ovviamente buongiorno a tutti. Questo è il title update numero 11 e verrà rilasciato soon. Credo che, ripeto, oggi che vedrete il video è mercoledì, uscirà già durante la mattinata. E come riassuntone ci viene detto che innanzitutto vengono aggiunti 86 nuovi volti a giocatori internazionali importanti, viene refreshato l'esperienza di gameplay attraverso quello che è l'aggiustamento dei playstyle e anche quella che è la CPU, soprattutto la difficoltà leggendaria, ha subito delle modifiche e degli aggiustamenti. Inoltre vengono aggiunte anche nuove animazioni basate su quella che è stata la raccolta dati volumetrica durante le partite della fase a gironi della Champions League. Noi partiamo proprio dal gameplay, che ovviamente è la cosa che più ci sta a cuore. E il primo punto del gameplay riguarda il playstyle tuning. Ovvero, quando si tratta di Playstyle e Playstyle Plus, ovviamente noi vogliamo mantenere una differenza strategica tra di loro e quindi abbiamo fatto numerosi aggiustamenti ad essi. E il nostro obiettivo è quello di far sì che ci sia una effettiva differenza che dia senso alle differenti opzioni di Playstyle e giocatori quando si vanno appunto a costruire le squadre. Con Playstyle e Playstyle Plus che ovviamente danno una grande varietà di giocatori che è possibile selezionare a seconda delle nostre esigenze. Partiamo da questi perché per quanto riguarda il tiki-taka nella sua versione base è stata ridotta quella che è la precisione e la potenza dei passaggi eseguiti di prima, per cui questo playstyle che prima risultava molto valido anche nella sua versione base adesso invece perde un po' la sua reale utilità, cosa che invece rimane intatta nella sua versione plus perché quando non è specificato il cambiamento riguarda solamente la sua forma base. Infatti questo è quello che accade nel caso del pinged pass, ovvero il passaggio calibrato, ovvero viene depotenziata la precisione del driven pass eseguito con questo playstyle nella sua forma base, ma ne viene aumentata invece la precisione per il suo playstyle plus, quindi ancora più efficaci i driven pass eseguiti con giocatori come ad esempio penso alla Rolfo, penso a Clark che è uscito da poco, penso a Ramirez, a tutti questi giocatori qui. Inoltre poi viene ridotta anche quella che è la velocità massima raggiungibile durante il contieni, ovvero l'L2, lo scivolamento, il contieni però nella sua forma base. E qui ci viene fornito anche un video, come possiamo ben vedere, questo è quello che accadeva prima con il giocatore che andava molto più veloce, vedete, arriva molto prima rispetto al giocatore post patch che invece rimane un pizzico più attardato, quindi il giocatore è un po' più lento durante il movimento con l'L2. Ma andiamo ancora a vedere perché gli aggiustamenti in termini di playstyle non finiscono qua. Per quanto riguarda il press proven, ovvero il frigorifero, il microonde come lo vogliamo chiamare, nella sua forma base viene ridotta l'efficacia del L2, in questo caso però la difesa del pallone, quando schiacciamo L2 che abbiamo la palla e vogliamo difendere, mettere il fisico. Mentre invece con il Press Proven Plus, ovvero la sua forma potenziata, viene migliorata la protezione del pallone e viene anche aumentata quella che è l'attributo di forza
quando stiamo andando ad effettuare lo shielding, ovvero la difesa del pallone. Quindi questo rende ancora più forte in realtà il playstyle del Press Proven Plus, penso anche per quei giocatori che si mettono a centrocampo e con l'L2 difendono prima di poter lanciare poi la manovra offensiva. Per quanto riguarda invece il long ball pass, sia base che plus, viene ridotta la precisione dei cross, quindi penso a giocatori come ad esempio la Bacia, Laudrup, Winter, eccetera, i loro cross non saranno più efficaci come prima. Per quanto riguarda invece il power header nella forma base, viene aumentata quella che è la velocità sui colpi di testa schiacciati per terra, mentre per le dead ball, ovvero il playstyle, quello delle punizioni, viene ridotta quella che è la preview della curvatura della punizione, quindi questa dinamica la si vedrà meno e bisognerà essere un po' più bravi a immaginarsi la punizione dove va a finire. Significativi cambiamenti, quindi questi sono proprio importanti, vengono fatti poi ai playstyle plus che sono messi qui sotto, ovvero il power header, in questo caso nella sua forma top, riduce quella che è la velocità massima quando si vanno a fare i colpi di testa caricati tanto. Mentre per quanto riguarda l'infaticabile e l'infaticabile plus, viene ridotto quello che è il numero di stamina che si ha quando si andava a recuperare prima del secondo tempo e prima dei supplementari. Quindi sarà comunque efficace, ma i giocatori comunque si stancheranno. Questo per evitare che, sfruttando tanti giocatori con la batteria, si poteva praticamente spammare il pressing costante. Per quanto riguarda l'Aerial Plus, e quindi occhio a quello che è il meta dei colpi di testa, viene ridotto l'ammontare, quindi diciamo la capacità di poter saltare in più rispetto a quello che è il movimento che viene fatto in terzo tempo, quindi in corsa, e questo include anche quelli che sono i salti jogging, quindi da fermo quando il giocatore si tratta di dover staccare sulle spalle del difensore. Per quanto riguarda invece il Power Shot e il Power Shot Plus, viene ridotta quella che è la velocità del Power Shot. Quindi in questo caso il tiro viene sì più potente, ma non quelle cannonate pazzesche che eravamo abituati a vedere. Per quanto riguarda invece la CPU, queste sono cose che riguardano, diciamo, principalmente magari le squad battles. Ci dice che ovviamente quello che è il tiki-taka fatto dalla CPU adesso è un po' più meno focussato su quel tipo di giocata quando si trova vicino all'area di rigore avversaria, per cui non si mettono a fare troppi gingilli ma vanno dritti per cercare di segnare, cercano di fare tiri basati su quello che è il proprio playstyle quando possibile, e i giocatori con basso attributo di freddezza fanno errori soppressati. Quindi questo per chi è abituato a giocare alle modalità offline. Quello che però a noi riguarda ancora sono le nuove animazioni basate su quelli che sono i dati volumetrici riguardanti il calcio reale raccolti durante la fase a gironi della Champions League. Sono state introdotte delle animazioni di tiro tipiche di Haaland, come ad esempio questo tiro che vedete, nonostante la palla sia rimasta un po' più sotto, esce comunque molto forte e si va ad insaccare all'angolino. Viene poi introdotta quest'altra skill move, ovvero questa mossa abilità che si può andare a fare con i giocatori che hanno il Trickster, e si può fare facendo L2 più R2, che vi permette praticamente di fare questa specie di doppio passo sul posto prima di poter magari fare un movimento e mandare a vuoto l'avversario. Quello che però onestamente a me preoccupa tanto è questa animazione che è stata fatta sulla base del movimento di Sule contro il Paris Saint-Germain, qualcuno di voi la ricorderà, e che onestamente mi fa venire i brividi se penso ai giocatori che hanno l'autoblocco plus e l'intercetto come magari Akanji. A porta vuota mi immagino che, pure se sono battuti, possono esibirsi in queste spaccate immaginifiche e spaccarmi i maroni, perché se ti ho saltato il portiere eppure il difensore meriti di prendere gol, e invece potrebbe essere un problema. Quindi questo per quanto riguarda il gameplay principalmente. Poi nella seconda sezione abbiamo
Ultimate Team e More, vi dicevo della difficoltà leggendaria, vengono introdotti nuovi elementi in Ultimate Team, Anella Medozic, Carlton Morris, Benson Manuel, Player Moments, e la cosa più importante è che vengono aggiunti 86 nuovi volti a giocatori come Doku, Mitoma, Hojlund, Van de Ven, insomma giocatori importanti che adesso ricevono il loro scan face, che ci interessa marginalmente perché, vi ripeto, le cose principali sono tutte quante nel gameplay e sono stracurioso di sentire la vostra opinione nei commenti. Amici, questo dunque è tutto quello contenuto nella patch che, ripeto, dovrebbe uscire da qui a breve quando guarderete questo video. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, in questo momento sarò in live a provarla non appena uscirà. Penso che i cambiamenti che avverranno sono dovuti, probabilmente dovevano essere fatti un pelo prima, ma meglio tardi che mai. Vi ricordo che mi trovate in live tutti i giorni e appunto anche adesso sulla piattaforma Viola, e a me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Anzio da Vossi Beroschi e a presto. Ciao!